Ciao a tutti, è la seconda volta che giro questo video perché sono riuscita, dopo averlo girato e mi era anche piaciuto come era venuto, a prescindere che l'avrei comunque messo così, mi era pure piaciuto. Io non so, mentre lo stavo rivedendo, io non so che caspita è successo, fatto sta che puff, è svanito il video. No, ragazzi, ragazzi, no, io non ci posso credere, è completamente scomparso, non l'ho più ritrovato da nessuna parte, cancellato, out. Fuori, ucciso, killer, show, via. Quindi, eccomi qui, salve, sto girando per la seconda volta il video sul terzo pacco di Neve Cosmetic che mi è arrivato ieri, l'altro ieri, non mi ricordo, ma tanto che ci importa a noi. Mi è arrivato questo terzo pacco, ho fatto il mio terzo ordine, ho deciso di acquistare. Sapete che non mi è mai successo di dover rifare un video e ripetere le stesse cose? Che brutto, proprio brutta questa cosa. Cercherò di essere comunque frizzante e spumeggiante. Vabbè, insomma, mi fa un po' strana questa cosa, scusatemi. Va bene, facciamo finta che non ho girato ancora niente. Allora, mi è arrivato il terzo pacco di neve. Sto testando, vi ho detto che mi sta piacendo moltissimo questo marchio e ho deciso piano piano, un passettino per volta, di provare parecchie cosine. Bando alle ciance perché ho la salivazione azzerata. E mi devo anche sbrigare perché c'ho anche da preparare la cena. Vabbè, piccola parentesi. Pacchettino, eccolo qui, è lui. Allora, che ci è arrivato nel pacchettino? La solita carta. Poi la fattura, bolla, cippalippa varie. Allora, e poi ci sono le varie cartoline. Ah, dirò immediatamente una cosa. Mi devo scusare con Federica. Luna è voluta entrare, vuole stare qui. Che devi fare? Devi uscire? Ti vuoi far vedere un secondo solo? Un attimo. Ti vuoi far vedere un attimo solo, bimbina? Eccola qua, eccola qua! Buonasera, buonasera, guardalina. Buonasera, buonasera. Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Il cuoricino che batte. Fai la brava, amore, eh? Fai la brava. Giù. Allora, vi piace questo rossetto che ho messo? Questo rossettino rosso? Parecchio parecchio rosso, io non ho praticamente quasi mai messo rossetti rossi, ma a furia di vedere voi mi sta venendo la voglia, ma è normale, no? Dobbiamo emulare non so chi, però mi sapete che mi cominciano ad acchiappare questi rossettini rossi, anche se non credo che farò poi mai un trucco completamente nude sugli occhi, perché non me li so vedere proprio senza che siano abbastanza accentuati. Comunque non mi sembra che così l'effetto sia volgare, che ne dite voi? Ma a me non sembra volgare. Comunque va bene. Ok, allora nel pacco di neve le solite cartoline. Allora, uso del trucco minerale. Matite pastello. The Wonderful Woman. Mascara occhioni. E poi questa serie di pennelli. Dicevo, mi devo scusare con io, mamma mia, proprio vabbè. Mi devo scusare con Fede, con Federica Loi, perché quando siamo uscite l'altro giorno le avevo detto che avevo fatto quest'ordine a Neve Cosmetics e che avevo ordinato un pennello e lei mi aveva chiesto che pennello fosse. Io le avevo detto che era un pennello col manico nero. Io neanche mi ricordavo perché questo ordine in realtà l'ho fatto durante le vacanze di Natale. Sotto il periodo natalizio, però hanno cominciato ad evaderli dal 7 gennaio e quindi neanche mi ricordavo un pennello, ma non mi ricordavo quale, di questa linea qui, la Coral Brushes. Ho preso un pennello che adesso vi faccio vedere, ve lo faccio vedere subito. Allora, la confezione è, le cosine mi sono arrivate in questa bustina, peraltro rotta. Insomma, la cosa non mi è piaciuta moltissimo, sia, no, eccola qua, sia da sotto che sopra. Non mi è piaciuta molto, non che ci dovessi fare chissà che cosa con sta GG. Vuoi uscire? Esci. Tranquilla. Ok. E vabbè, siamo solo noi, siamo solo noi. Vabbè. Allora, vi faccio vedere immediatamente quello che ho preso, che mi sono sputazzata. Sopracciglia da rifare, non importa, ma il mio rossetto rosso va bene, care ragazze. Cominciamo subito dal pennellino. Eccolo qui, lui. Io ho un solo, non inorridite, ho un solo pennello per applicare l'ombretto di questi qui a lingua di gatto, insomma, piccolino però, che è il numero 8 di Diego Dalla Palma che mi vedete spesso usare, cioè spesso solo quello ho. E quando però devo riempire tutta quanta la palpebra,
finisco mai, 3 ore ci metto, siccome mi sto rendendo conto che per ogni tipo di cosa da fare c'è il relativo pennello, cosa che ho sempre ignorato nell'arco di questi anni di truccaggio, ho cominciato a capire che insomma se esistono pennelli di varie dimensioni è perché ci sono diversi usi per i quali sono destinati e quindi mi sono presa questo un pochino più grande per riempire poi tutta la palpebra mobile quando mi vado a pataccare con le mie ombretti. Le setole sono morbidissime, io non vi devo descrivere gli ombretti di neve, no? È vero che questi sono della nuova linea, ma io non conoscevo neanche la vecchia, per cui non fa, tutto ciò che vi dirò su questo pennello non serve a nulla. Cioè, no, mi sto incartando, cioè no, non serve a nulla. Non posso farvi paragoni con i pennelli vecchi, più vecchi di neve. Questo mi piace, è morbido al punto giusto e poi lo comincerò ad usare per fare qualche trucco. Insomma, vabbè. Mi sto proprio perdendo nei miei anni, sono un po' stanca e devo dire la verità. Poi mi sono presa il Flat Perfection che si spera che io abbia azzeccato nella colorazione, perché dunque questa volta me lo sono preso medium neutral, eccolo qua. L'altra volta l'avevo preso basandomi su quello che c'era scritto nella didascalia della presentazione dell'oggetto, non mi ricordo, adesso lo vado a prendere, scusate. Non solo ho rifatto il video, ma l'ho pure rimessa a posto, vabbè, da ricovero proprio. Il medium warm, eccolo qua. Warm, tono caldo, io sono olivastra, ho detto vabbè, da quello che c'era scritto mi sembrava indicatissimo. Lui, che in realtà si è rivelato veramente troppo 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 chiaro per il mio incarnato e ho provato anche a tamponarci il correttore, ma mi fa gli occhi effetto scintillante, troppo, no, troppo chiaro. Ne sto trovando un utilizzo su consiglio di Federica. Dopo aver applicato il primer su tutto l'occhio, lo vado a tamponare con il dito, ma in una maniera molto 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 leggera e sottile, e vedo che effettivamente per sfumare gli ombretti, mi ci trovo meglio, va meglio. Questo era quello vecchio, diciamo, che avevo sbagliato nella colorazione. Quello che ho preso questa volta è, ripeto, il medium neutral e credo di aver azzeccato il colore. Eccolo qua, eccolo qui, in tutta la sua interezza. Sono impalpabili, credo di averlo azzeccato perché vedo che si fonde completamente, mentre quando applicavo, vedete la differenza di colore tra questo che è l'ultimo arrivato e l'altro? Vedete, io spero si riesca a vedere, vedete quanto è più chiaro? Vabbè, questi sono gli errori in cui si incappa quando si fanno gli ordini via mail, insomma, via mail, vabbè, sì, per posta. Oh, per posta. Non ce la potrò mai fare, non sarò mai una donna tecnologica. Vabbè, già mi piaceva quell'altro, questo sarà la stessa cosa nel colore azzeccatino. Tanto prima o poi mi ritruccherò insieme a voi. Allora, poi che cosa ho preso? Ho voluto prendere un ombretto, un mineral eyeshadow, diamanti in polvere. Eccolo qui. Però l'ho preso nella mini size da 0,7 grammi. Scadenza 12 mesi, perché ho visto che effettivamente di prodotto dentro ce n'è tanto nelle taglie normali e quindi, siccome non sono cose che si usano tutti i giorni e non c'hanno i conservanti, per cui presumo che durino meno rispetto alle cose con i conservanti, ho preferito prendere le mini taglie, primo perché costano un pochino meno e per levarmi lo sfizio va più che bene e secondo appunto per una questione di conservazione. Io ovviamente adesso farò la sceneggiata, no? Nel senso l'avevo già, ho già visto che cosa possa essere questo ombretto, non avete idea, cioè, è una cosa da levare il respiro praticamente. Guarda, adesso mi si è, col fatto che ho stappato tutti i buchini, ovviamente, io potrò solo farvi questa cosa qui, cercherò di applicare, innanzitutto guardate che cos'è, ma io non so che dire, ecco, guarda, ecco, me lo metto contro i capelli neri, guardate che cos'è, guardate che cos'è, guardate che cos'è. Mentre quando stavo girando l'altro video, ho avuto delle esclamazioni perché l'avevo aperto in quel momento, ah, e oh, ui, perché è una cosa fantastica.
passato così svolazza un po' tutto, sicuramente applicato bagnato, ma vedete che cos'è, che razza di scintillio è. Ora, non è che con una cosa così ci si va a fare la spesa o ci si va a lavorare, però per qualche serata. Io non ne faccio le serate, mi piaceva proprio avere una cosa scintillante. Avevo capito che Diamond, diamanti qua, pensavo fosse scintillante, ma non così. Sono strabiliata, letteralmente strabiliata da questo ombretto. Chissà, mi divertirò magari a farci qualche trucco un po' strong, un po' particolare. Adesso volano tutti i luccichini, li vedete tutti i luccichini? Carnevale! Va bene. Poi ho preso niente, ho preso la cipria Hollywood, che conoscerete, pure i sassi la conoscono, solo io non la conoscevo, e quindi me la sono voluta prendere per quando metto gli ombretti, i fondotinta. Va bene, faccio questa cosa solo perché mi piace sentire, sembra di avere la seta addosso, lascia la pelle che è una cosa incredibile, ma non ve la devo descrivere. Anche questa l'ho presa nella mini size e naturalmente non vi ho detto neanche un prezzo, vabbè. Il fondotinta, il Flat Perfection, 14,90, le due mini size dell'ombretto e della cipria Hollywood, 3,90 euro. E il pennello 8,50, 8,50 euro, che non è pochissimissimo, però visto che io ne uso pochi di pennelli, non ho questa fissa dei pennelli a go-go, insomma, per cui preferisco prendermene uno, ma prendermelo buono. E poi mi hanno mandato come omaggio questa volta, tra l'altro nel fare l'ordine mi sono completamente dimenticata di chiedere una preferenza, insomma di chiedere una preferenza, di esprimere una preferenza per l'omaggino. E loro di testa loro mi hanno mandato questo Mineral Blush nella colorazione Summertime. Summertime, l'avevo detto pure nell'altro video perché mi piace troppo quella canzone, insomma quella musica bellissima di Gershwin, se non sbaglio. Mo' farò una figuraccia, voglio fare, capito, Oddio, la culturata. Allora, diciamo che l'ho provato già prima, ma io vi continuo a dire che l'ho provato prima, voi non avete visto il video, ovviamente. Il colore è molto bello, guardate, è un rosa, come descrivervelo? Un rosa antico, un rosino. Adesso l'ho messo sopra quell'altro. Certo che io faccio degli swatches che sono una cosa fantastica. Oh, Gesù mio. Qua, allora, vediamo, eh. Allora, è abbastanza chiaro, non so cosa riuscirete a vedere, sicuramente lo scintillio. Forse è un pochino troppo shimmer per essere un blush. Vedrò, insomma, lo comincerò ad usare, se non mi dovesse piacere, è un colore molto bello anche per essere usato come. Mi hanno suonato. Amore, vai tu! Chiedi chi è! Perché io il video l'avevo girato. Oh. La parolaccia, scusate, ma non voglio. Mamma sta facendo il video. Ma chi è? Ah, sì, un attimo, arrivo. Chi è? Com'è andata? Scusa, scusa, sì, com'è Guarda che andata? sono 1.700, ce l'ho scritto sul fogliettino. Ah, 1.700, abbiamo Ah, ho appena sbagliato saputo. pure a fare un assegno, quindi sono stato dentro, annullato. Ah, L'ho lasciato nel ripeto, nel caso ce lo dovessi chiedere la banca, io. anche il dramma Ciao. dell'assegno sbagliato, ecco, no, guardate, dopo questa notizia, questo video è nato male, ma stavolta lo lascio così, però non lo rimonterò, non lo rimonterò, sì, è il regista Zeffirelli, dico, non lo rigirerò di nuovo. Bellissima notizia, eravamo convinti di aver quasi finito di pagare l'apparecchio di mio figlio e invece abbiamo scoperto che 200 euro in più rispetto a quelle che pensavamo noi costa. Vabbè, non importa, non importa. Allora, il video credo più incasinato tra quelli che ho fatto, il peggiore in assoluto, però ci tenevo a mostrarvi queste cose. Sono quattro, ecco, quattro sciocchezze. La spesa è di 33,65 euro. E, che dirvi? Niente, il video nasce e finisce così.
vi saluto perché sta notizia mi ha proprio dato la mazzata, il colpo di grazia. Adesso andremo un attimo a discutere la cosa col maritozzo. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti.